la coppa del mobilio che fa 70 anni e non dimostrarli, non li dimostra. Non le dimostra. Non le dimostra, una signora poi, insomma, non le dimostra mai. Non le dimostra mai. Orgoglio della città di Ponzacco, non che ne dire. È un orgoglio per la città di Ponzacco, ma è un orgoglio anche a me di essere con una bambina. Una bambina? La chiamo Franceschina. Ecco, allora, sentiamo l'orgoglio da parte dell'amministrazione. Se, no? Sì, per noi rappresenta sicuramente un'eccellenza, una gara storica unica nel suo genere che ha richiamato nel corso degli anni tante società da tutta Italia e anche internazionali a Ponzacco, tantissimi campioni che sono passati dalle nostre strade. Se tutto questo è stato possibile è stato grazie alla Ciclistica Mobilieri, ai suoi presidenti, a tutti coloro che ogni anno, guidati dalla passione per il ciclismo, si dedicano a organizzare questa competizione così importante, ormai storica e tradizionale per Ponzacco. Perché il ciclismo non è solo fatica sulle strade bianche e non, è fatica immensa anche portare avanti associazioni, organizzazioni e un nucleo così nutrito di seguaci, di bambini entusiasti. E continuare, vero? È pesante, portare avanti una società sembra uno scherzo, ora prima si scherzava, si diceva questo e quell'altro, però è tanto sacrificio, è come portare avanti una società dove una ditta è uguale, perché devi mettere il solito impegno, però mettendo l'impegno e tutto, se non ci fosse una società dietro come l'amministrazione comunale e tutto, non si andrebbe avanti, perché il comune e tutti gli sponsor ci danno una bella mano. Purtroppo se non ci fosse questi sponsor che sta ora e l'amministrazione comunale che fa, per essendo il periodo che è, fa uno sforzo immemorabile, perché noi, tanti non lo farebbero, e si può fare la Coppa del Mobilio, perché quest'anno sta quasi 180 corridori iscritti, cioè sono 176, però ce ne sono tre squadre che sono rimaste fuori e vorrebbero correre. Praticamente si parte 175 minimi. E vedere in tribuna, insomma in platea, tanti bambini entusiasti, i corridori e soprattutto sul palco uno storico rappresentante della Mobilieri Ponzacco ripaga tante fatiche. Sì, mi tocchi il cuore toccando il Marchetti, perché è storico, ha fatto tanti sacrifici, forse l'ha fatti più di me, perché io ora li sto facendo, però lui è stata una colonna portante di tutto il ciclismo di Ponzacco. Lui da 20 anni a 70 ha sempre dato qualcosa al ciclismo, è andato nelle ditte, è andato nei bar a prendere anche 5 euro a volta, che nessuno ce la farebbe, difatti ora si vede che si trova meno, perché poi lui stancava le persone per avere... Le prendeva per sfinimento, conosco uno che fa così. Le prendeva per sfinimento. Cioè questa deve essere l'intervista della sindaca, mi ha rubato la scena, insieme a chiacchiere. Allora parla lei. Veramente. Va bene così. Fai l'intervista alla sindaca. Protagonisti sono noi. Però siamo noi due. Va bene, va bene. Io devo protagonisti sempre ringraziare lei. Perché da quando è sindaca mi ha dato una grande mano, forse se non c'era, ma non senza fare complimenti perché qui, forse se non c'era un sindaco così, io non c'ero. Come mai ciclismo? Mi ha incuriosito grazie all'amico, ci ha fatto entrare un amico. Intento, sei stato? Sì, sì. Sto avendo dei miglioramenti pian piano. Ottimo. E da poco lo faccio, un anno. Te come mai ciclismo? Come mai ciclismo? Ma era stata una cosa un po' nata per caso, andavo con i miei amici a fare qualche giro in bicicletta, poi alla fine ho detto ma mi piacerebbe fare qualcosa di più e adesso è come. Da quanto tempo? Da 2 anni. Come va? E per adesso devo ancora un po' imparare le dinamiche delle gare, però negli allenamenti è abbastanza bene. Cioè ti piace, l'importante sì, è questo, insomma, ti piace. Bene. Questo senza la passione non si va da nessuna parte. Assolutamente, bravo.
serata particolare, una serata speciale nel nome della ciclistica Mobilieri Ponsacco. Buonasera al sindaco Francesca Brogi, eccola qua, Brogi, Francesca Brogi, e poi accanto a lei abbiamo anche il vice sindaco Massimiliano Bagnoli e l'assessore allo sport Francesco Banni. Eccoli qua tutti e tre. Dall'altra parte invece quelle che sono definite giustamente le autorità del ciclismo a livello regionale, il presidente del Comitato Regionale Toscana, Saverio Metti. Con lui Federico Micheli, che è consigliere regionale del Comitato Toscana. Poi abbiamo Nicola Procido con i suoi collaboratori in qualità di presidente del Comitato Provinciale di Pisa. Una serata, dicevo, particolare e speciale, anche perché è vero, questa era soprattutto una dedica in pratica alla 70ª edizione, è stata ideata per festeggiare questi 70 anni di una gara che sono davvero tanti, una gara iniziata nel 1953. Ma il cammino della Coppa del Mobilio si intreccia con quello della ciclistica Mobilieri Ponsacco. E allora, come non ricordare, anche se pur velocemente, la storia di questa società? Ma parlando di storia, noi abbiamo questa sera un personaggio che ha fatto la storia della ciclistica Mobilieri Ponsacco. E allora vorrei che entrasse in sala Silvano Marchetti. Eccolo qua, Silvano. Chi non conosce Silvano Marchetti significa non essere nel mondo del ciclismo, nel mondo delle pedali. Tutti in piedi, naturalmente, e un applauso meritatissimo. Davvero un'autentica ovazione per questo personaggio che a questa società, fondata nel 1894, ha dato tantissimo. Eccolo qua, Silvano Marchetti, amato e stimato da tutti.